sono della banca, sono i miei. Erano, ciccione. Non ti preoccupare, per il momento non l'ammazzo. Dovrà prima sposare mia sorella Mary. Questo lurido maiale. Cobun! Oh, mamma, vado a cercare un pastore! Non preoccuparti! Bravi. Hai visto, Chip? Sinistra. Destra. Hop. Sinistra. Destra. Una licenza di matrimonio. Mi fai vedere? Ora vieni con me e andiamo a cercare un pastore. No. Non sono mica cretino, tu poi lo strappi. Adesso mi ricordo. Stacchino! Anche questo, lurido bastardo! Ma perché ti hanno legato come un salame? Per frenare il mio entusiasmo. No, signorina Mary Bronson, lei vuole per sposo il... Sì, sì, certo! E lei prende in moglie di sua spontanea volontà la signorina... Già, ma noi non vendiamo niente. Il mio socio ha detto che non vendiamo. A $10,000? No, no! Noi avevamo fatto un patto. Già. Yuhua! Senti, Sonny, io non voglio sposare nessuno, per tutta la vita. Beh, no, sarebbe troppo comodo. Perché se ti ammazzo adesso, mia sorella vivrebbe il resto dei suoi giorni, come si dice, nell'onta e nel disonore. Ma se ti ammazzo dopo le nozze, lei sarà una rispettabile vedova. Io non l'ho mai toccata con un dito, tua sorella. Tu sei uno schifoso bugiardo. Comunque la gente al paese crede il contrario, per cui è come se fosse vero.